Conte. Abbiamo sentito le parole di Patuanelli che invoca la responsabilità, crede che possa pagare in questo momento all'opposizione stare a guardare e No, gustarsi ma noi popcorn non stiamo davanti. a guardare come popcorn, prendiamo atto di una serie di cose. È stato fatto un governo solo per impedire al paese di votare, che poi le motivazioni, dobbiamo intervenire sull'IVA, dobbiamo intervenire sull'ILVA, erano pretestuose perché in realtà tutti i giorni esponenti dei rispettivi partiti ci raccontano anche in Parlamento, nella vita reale, il disagio, la diversità, le cose che poi stanno emergendo sui giornali, sotto e anche peggio. Quindi è un governo che è nato solo contro, per impedire un fatto. Poi dice, avrebbe vinto le elezioni. Se uno vince le elezioni, si chiama democrazia. E quindi il paese paga questo errore dell'estate. Dopodiché c'è un altro aspetto, l'inadeguatezza in particolare dei grillini, che erano quelli che parlavano della decrescita felice. Grillo diceva che bisognava mettere al posto dell'Ilva un parco divertimenti. Si ricorda come se un parco Smentito però divertimenti. subito da Sì, Di vabbè, Maio. smentito. Però una cultura anti-impresa, anti-industriale. Poi le crisi sono diverse. La mancanza di credibilità del paese e soprattutto dei grillini, poi anche di questo governo nel suo complesso. La questione Whirlpool: quante volte Di Maio aveva detto, ministro di settore all'epoca, la Whirlpool resterà a Napoli, tutto risolto, e se ne stanno andando. La questione dell'Ilva, netto anche di alcuni comportamenti censurabili dell'azienda, gli impegni da confermare. Però la questione delle famose responsabilità, lo dice Landini, che è uno di estrema sinistra, uno può rispondere delle sue colpe, non di chi c'era prima. Questa è la clausola, non è un'impunità assoluta. Tu fai una bonifica, dopodiché ciò che è stato sbagliato prima ne risponderanno altri, non chi subentra. Evidentemente hanno giocato, metto e levo. La Lezzi, il ministro del Sud, che non ha fatto nulla, siccome poi è uscito dal governo, ha cavalcato l'abolizione della clausola perché era arrabbiato. Insomma, c'è un dilettantismo dei 5 Stelle spaventoso. Quindi, al di là di Mittal, personaggi che sicuramente hanno anche interessi speculativi, di carattere planetario, tu hai un governo di gente veramente inadeguata, è una cosa incredibile. Quindi i 5 Stelle sono un pericolo per la democrazia, per la libertà, per lo sviluppo, per il lavoro. Il PD che ci si mette insieme diventa Dopodiché corresponsabile. bisogna capire No, che noi queste fare cose le abbiamo davanti a dette, questa emergenza ma noi nazionale, siamo qual è favorevoli l'Ilva, al no? ripristino della clausola, siamo favorevoli a imporre tutto il rispetto che si vuole, però attenzione, se tu hai un governo di Pulcinella con i grillini e i suoi comprimari, scappano tutti dall'Italia, la prima emergenza è cacciare il governo. Lo voglio